Buongiorno pigiamini, oggi è domenica, forse vi siete svegliati un po' tardi, è il 1º novembre e appunto potreste aver dormito un pochino di più perché forse ieri sera avete festeggiato Halloween e quindi forse le bende vi staranno ancora cadendo, le bende di carta igienica vi staranno ancora cadendo dalle braccia tipo modello mummia o non avete ancora tolto i denti da vampiro o eliminate le occhiaie da sposa cadavere. Io sì. Ecco, dunque, visto che noi abbiamo festeggiato ieri sera Halloween, però in realtà Halloween nasce per esorcizzare queste due giornate, il 1º e il 2 di novembre, che sono le giornate dedicate alla commemorazione dei santi e dei morti. E quindi, ancora in tema Halloween, noi vediamo che personaggio sareste secondo l'oroscopo di oggi, quando la luna è nel segno del cancro, che è un pochino malinconico e lunatico per eccellenza. Allora, lo scorpione con la luna a favore è la sposa cadavere oggi, un po' triste, sì, però bellissimo e soprattutto per sempre innamorato. Il capricorno con la luna storta oggi è il conte Dracula, soprattutto quando si sveglia verso le 19:30-20 per il suo spuntino affamatissimo. Il sagittario, dato che si sente bruttarello oggi e ha pochissima voglia di fare conversazione, si travestirebbe volentieri da mummia e giù rotoli di carta igienica. Non fate poi arrabbiare oggi l'Ariete, perché l'Ariete è simpatico oggi come dottor Jack, no, come il Jack lo Squartatore, e visto che tra l'altro lui ha anche Urano nel segno, l'Ariete, per uccidervi sarà veramente questione di un attimo. Il Toro oggi invece è dolce e simpatico come Casper, il fantasmino, che mi piace sempre un sacco. La Vergine ha un suo savoir-faire anche nella giornata di Halloween per il travestimento e quindi sarà Morticia Adams, che comunque era bellissima, bianchissima come un morto, ma fantastica, e che tagliava i boccioli delle rose e faceva sempre i micro passettini perché aveva quel vestitino un po' a sirena che finiva tipo Medusa, mi piaceva un sacco. Per il leone oggi niente di meglio di Crudelia Demon, con tanto di bocchino lunghissimo con la sigaretta alla fine e di pellicciona di dalmata. Certo, cattivo il leone, ma con un certo stile. La bilancia con la luna storta, ma il suo rinomato senso della misura, oggi sarà appunto dottor Jekyll e Mr. Hyde. Quindi, quando avrete davanti una bilancia per capire veramente che cosa gli sta passando per la testa sotto quel sorrisetto, sarà veramente difficile. I gemelli saranno brillanti e maldestri come Gargamella e quindi inseguiranno i puffi e prepareranno pentoloni di pozioni magiche. Il cancro con la luna nel segno aumenta ancora di più oggi la sua aria da malinconico creativo e quindi si potrebbe travestire da Edward Mani di Forbice. L'acquario oggi si diverte come è nella sua natura e quindi sarà il cattivo di Austin Power, che mi fa sempre ridere un sacco, il dottor Male, non, anche solo per avere il suo mini-me. Infine, i pesci oggi si sentono attraenti come Frankenstein e si domandano, benedetto il Signore, ma perché qualcuno ha dovuto rompergli le palle anche da morti? Ecco, buona giornata, buona domenica, riposatevi e noi ci vediamo domani con l'oroscopo in pigiama. Ciao!